Sfogo cutaneo? Sfogo di Sant'Antonio? Una valvola di sfogo? Sfogo Ema Live. Io mi sfogo contro tutti gli uomini bugiardi che raccontano balle a casa, al lavoro, e per questo anche un monito stamattina. E quindi questo è, dite la verità che non vi costa niente, siete più belli. Sfogarsi per riequilibrare le proprie emozioni. Venderei una sola cosa, nel Napoli De Laurentiis, quello lo venderei. L'unica cosa che farei come vendita veloce, anzi gratuita, è vero, diceva che ha fatto una bella squadra, alla fine ringraziamo, ma attenzione, il Napoli merita questo palcoscenico, merita questa squadra, che questa città è stata sempre al top. Abbiamo avuto il dio del calcio, non possiamo avere scartine. A questo punto non ci resta che sfogare contro gli occhi a mandorla che comunque hanno invaso il nostro paese, principalmente per quanto riguarda le scarpe. Per favore ragazzi, non comprate il cinese, vi fa scie bolle vicino ai Pier, cioè compriamo la qualità, compriamo il made in Italy, compriamo, portiamo avanti il nostro prodotto che è sempre stato il migliore al mondo. Sì, intervista l'hanno fatta che Pier. Che Pier buono. Lo sfogo permette di esprimere pubblicamente un fastidio privato. Il mio sfogo è contro il sistema politico corrotto. Troppe promesse fatte e mai mantenute. E poi, perché non dare la possibilità a chi è fuori dal sistema di governarci? Ma del resto lo dicono tutti. 100 anni da pecora, 50 da leone. Ma facciamo come Massimo Troisi. 25 da Sacchiotto e non se ne parla più. Prego. Sì. Certo. Io oggi mi voglio sfogare del fatto che sono mesi e mesi che stiamo cercando qualcuno per venire a lavorare, eppure nessuno si presenta. Lo stipendio è pagato nel modo giusto. La domanda sorge spontanea: ma sarà il reddito di cittadinanza? Non lo sappiamo. In qualunque caso, noi siamo qui. Per tutti i veri tifosi del Napoli, se siete napoletani, non vado a data partita, perché De Laurentiis se vuole solo arricchire. Se Napoli gioca come ha giocato con Napoli-Liverpool, siamo un Napoli superiore di Barcellona e del Paris Saint-Germain. Però una cosa sola, De Laurentiis, non dobbiamo mettere paura di spendere i soldi. Sempre solo Forza Napoli. Forza Napoli, ragazzi, sempre. Spettacolo, calcio e champagne, Napoli. Tanto di cappello a tutti gli sfoghi. Vi è piaciuta la puntata di Sfogo Ema Live? E mettete un like!